Ciao tutti quanti, bro! Sono da Raw, bro! Non è vero, sto scherzando, cioè, proprio sì. E ho fatto qualche piccolo spoiler. Vabbè, sti cazzi, tanto penso che tutti quanti lo sappiamo. Ebbene a tutti ragazzi, eccoci qua con il draft di Raw 2020, ragazzi. C'è stato il draft, ho visto anche la puntata, i match che sono stati. Kevin Owens ha battuto Aleister Black, no match, da squalifiche. Kevin, The Fiend e... Ops. Ah, piccolo spoiler, vabbè, sti cazzi. Che poi volevo parlare proprio di The Fiend e Alexa Bliss, che sono i primi a essere draftati a Raw. Hanno attaccato anche Zelina Vega e Andrade, dopo che quest'ultimo ha perso il suo match contro Angel Garza. E probabilmente sarà sciolto il tutto. Bene, ragazzi, partiamo subito. Allora, vabbè, The Fiend e Alexa Bliss vanno a Raw. Essendo ragazzi una coppia, non so se al di fuori della WWE siano compagni oppure no, mi pare di no, non lo so. Vabbè, andiamo avanti con altri wrestler draftati a Raw e poi dirò quelli di SmackDown. La Retribution rimane a Raw, vero? È stata SmackDown per i primi mesi, però adesso sta a Raw con la Retribution, Mustafa Lee, T-Bar, Mace, Slipjack e Mia Him, mi pare. Ma Mercedes Martinez mi pare che si è fatta male, però vabbè, meno male, non è che se le vado dalle palle. Che del Retribution, da quello che si sa, da quello che si legge sui social. Questo è un parere che voglio anche da Mario Di Martino, se vede questo video, che lui ama tantissimo la WWE come me. Se mi rispondesse a sto fatto che John Cena, questo ne parlerò anche in un video che si chiama proprio così, John Cena è un membro della Retribution e vi spiegherò anche il perché. Perché vi dico questo, ragazzi? Vi dico perché, se vedete molto bene, un membro della Retribution, se sentite molto bene la sua voce, è identica a quella di John Cena. Anche perché in una puntata di si è fatto vedere il simbolo è così, John Cena porta sempre una maglia o qualcosa che c'è sempre la sua mano così. E ragazzi, quello vi posso, ci assicureremo, cioè non ci assicureremo, quello è sicuro John Cena, ragazzi. Chi? Quello è di sicuro lui, ragazzi. È di sicuro lui. Ne parleremo anche nel prossimo video. Poi passiamo a Charlotte Flair, wrestler che da tempo ha combattuto da NXT, mi pare che ha perso anche il titolo. Sì, ha perso anche il titolo. Ma ce l'ha la rivale di Ember Moon, quella giapponese, non mi ricordo come si chiama. Che poi volevo parlare anche della tribù, un'altra cosa della Retribution. Si è scoperto chi sono, vabbè, a parte Mia Yim e Mustafa Lee e bla bla bla. T-Bar e Shane Thorne, mi pare, mi preciso. T-Bar Slipjack non si sa chi è, cioè da quel che so non ho capito. Cioè, ho capito chi è, però non mi viene il nome. E quando riguarda Mace, il ciccione con le trecce è Diomandic, penso che sia così. Quello che si è attaccato da Brock Lesnar nella puntata di Raw, non mi ricordo se è novembre o dicembre, che si è attaccato da Dio, ma poi non l'abbiamo più visto, ragazzi. È lui. Vabbè, andiamo avanti. Lasciamo stare la Retribution. Charlotte Flair a Raw. Randy Orton a Raw, giustamente farlo rimanere per la sua rivalità contro McIntyre. Jeff Hardy. Non, ma, veramente un buon acquisto, Jeff Hardy. Elias. Tra l'altro, Elias e Jeff Hardy stanno in conflitto, cioè stanno in rivalità. Ed è pure tornato. Jeff Hardy, vabbè, veniva da SmackDown. Vabbè. Nikki Cross da SmackDown passa a Raw. Ottimo. Chissà, potrebbe andare in rivalità con Alexa Bliss, anche se non credo che gliene fregherà qualcosa, però boh. R-Truth rimane a Raw. Lacey Evans va a Raw. Buono. Sheamus rimane a Raw. No, rimane a Raw. Va a Raw. Aspettate, se non ho letto. Sì, va a Raw, va a Raw, va a Raw, va a Raw. Poi Peyton Royce a Raw anche lei. E aspetta, Peyton Royce. Aspetta, l'altra chi era? Mi pare che non è stata draftata, ma sicuramente verrà draftata nel tagging Raw. Mi ricordo, aspetta, Peyton Royce. E Billy. No, aspetta, come cazzo si chiamava quell'altra? Non mi ricordo. Vabbè.
Akira Tozawa rimane a Raw. Guarda, mi sono smettato che ce la fa, piglia 50 paccheri. E bro ragazzi, the original bro, Matt Riddle va a Raw, finalmente. Io me l'aspettavo perché, visto che ho visto Raw, una scorsa puntata, che sta facendo ottimi acquisti, dico perché no Matt Riddle? E ragazzi, gufamente ho detto Matt Riddle, cioè si è proprio chiamato. Nel tag di SmackDown, ragazzi, che nell'ultima puntata di tag di SmackDown sono stati draftati tre lottatori che sono andati a Raw. Umberto Carrillo rimane a Raw, Drew Gulak e Tucker. Umberto Carrillo rimane a Raw, Drew Gulak e Tucker provenienti da SmackDown vanno a Raw. Non c'è male, non c'è male. E quelli di Talking SmackDown che sono rimasti. No, uno è rimasto SmackDown ed è Kalisto, Grand Metalik e Lince Dorado non sono stati ancora draftati. Forse probabilmente andranno a SmackDown, molto probabilmente. L'altro nome era evidente, Buddy Murphy. È ancora in conflitto con Seth Rollins, ragazzi. Vabbè, poi Bayley scontatamente rimane a Raw, SmackDown perché cambieresti SmackDown. E passiamo poi agli Street Profits, non più campioni tag team di Raw, adesso sono Kofi Kingston e Xavier Woods, ma adesso sono i nuovi, no, dico, no, i nuovi campioni di SmackDown, anche riconosciuti come campioni da tanto tempo, insomma, visto che dico così. Quindi gli Street Profits sono campioni di SmackDown. E vabbè, campioni di SmackDown. Aleister Black rimane, va a SmackDown dopo aver perso contro Kevin Owens. Però stesso Kevin Owens vengono tutti e due draft. Sia Aleister Black che Kevin Owens sono stati draftati a SmackDown. Poi Daniel Bryan ritorna e viene draftato a SmackDown, un acquisto. Il marcione King Corbin, conosciuto anche come Baron Corbin, rimane a SmackDown. Dolph Ziggler e Robert Roode a SmackDown. Dopo che hanno perso il match valido per i titoli tag team di Raw, Kofi Kingston e Xavier Woods contro Kofi Kingston e Xavier Woods hanno vinto i New Day. E Ziggler e Roode sono stati draftati a SmackDown. Ottima scelta, devo dire. Apollo Crews, ex campione degli Stati Uniti, viene draftato a SmackDown. Una volta stato a SmackDown, insomma, ha fatto parecchi cambi di draft Apollo Crews. Cesaro e Nakamura rimangono a SmackDown. E Sami Zayn, giustamente, dato che se Bobby Lashley è campione degli Stati Uniti e viene draftato a Raw, giustamente fanno rimanere Sami Zayn che sta vincendo a tutto a culo. E il campione intercontinentale. Dopo non so che buco di culo c'è questo. Già l'avevo visto con Jeff Hardy, che culo di merda, raga, poi si è pure rubato il match. Possiamo pure ammetterlo, Mario Di Martino, cioè puoi ammetterlo pure tu. E non so se ammetti Mario Di Martino che mio diciamo, non dico amico perché non ci siamo visti di persona, ma una persona cara che mi sta seguendo con i video della WWE. Se mi dice anche che John Cena è un bimbo della Retribution, questa è una domanda per te. Poi passiamo a Carmella, finalmente è la Carmella. Carmella, Carmella, Carmella. È draftata a SmackDown. Una volta, vabbè, stava a Raw con R-Truth a difendere il titolo 24/7. Adesso non più. La stessa Carmella che era la ragazza misteriosa. Ma io lo sapevo perché insomma se fa Fables, era lei. Chi altro poteva essere? Se no chi poteva. E abbiamo Callisto, beh, per finire Callisto. Chi ci ha guadagnato? Raw, ragazzi, Raw. SmackDown sta facendo, dico, non dico, non dico pessimi. Ah, Lars Sullivan non ho scritto qua. Come sono ricordato? Lars Sullivan, aspettate che adesso lo scrivo. Il mustacchione, chiamalo così, Sullivan, va a SmackDown. Vediamo un po'. Che fa? Ma non credo che porti, dato che fa poche apparenze, cioè viene pagato per non fa un cazzo.
Sullivan a SmackDown. L'abbiamo visto nella puntata di scorsa, puntata di SmackDown, che ha attaccato Jeff Hardy e Matt Riddle. Raffutati a Raw. E niente, allora, chi ci ha guadagnato allora Raw? Allora, vedendo secondo il mio punto di vista, il roster è buonissimo, la Retribution, The Fiend, Alexa Bliss, The Fiend che potrebbe essere uno di quelli che potrebbe togliere il titolo WWE a Drew McIntyre insieme a lui e Mustafa Ali, che questo parleremo, raga, in un video dei 5 nomi che possono togliere il titolo a Drew McIntyre, questo ne parlerò, restate sempre aggiornati. Poi in quel video potete dire quelli i vostri nomi a caso che potrebbe togliere il titolo a Drew McIntyre. Alexa, chi ci ha guadagnato di più allora ragazzi? Io il voto a questo roster dirò, io ho un 8, un 8 diretto. Per quanto riguarda SmackDown, giusto giusto 7,5. Purtroppo perché Kevin Owens, ottima scelta, King Corbin, giusto farò rimanere. Se, vabbè, 7,5 per SmackDown, hanno fatto un brutto roster. Io dico, nel draft di adesso, totale, totale. Raw 9, ha fatto veramente un grande roster. SmackDown totale, insomma, se prima gli ho dato 7 e 7,5, totale, mio parere, 7,5. Totale 7,5, perché insomma, analizzando un pochino, cioè non è che devo unire, cioè 7,5, raga, 7,5 e 7,5 da SmackDown, ha fatto un ottimo roster, ha fatto un buon roster, ma Raw ha fatto un roster da voto 9. Perché raga, oh, The Fiend, la Retribution, Jeff Hardy, Drew McIntyre, Randy Orton, vabbè, l'avete capito, è veramente un buon roster. Anche Sheamus, ragazzi, anche Sheamus, che ultimamente non è che sta avendo buoni risultati, ma forse Raw crescerà. C'è tanto che il piccoletto Shorty G, Shorty G non è stato, ragazzi. Sapete che karma se mettono Shorty G a Raw, cioè. Sheamus dice, oh, mi sono rotto il cazzo. Vabbè, quanti minuti siamo rimasti? A 12 minuti, ho fatto così tanto. Bene ragazzi, il mio video del draft finisce qui. Se voi avete qualcosa oltre a Mario Di Martino, se voi avete qualcosa a Mario Di Martino, te lo ripeto. Cosa ne pensi che John Cena potrebbe essere un membro della Retribution, siccome c'è il suo simbolo attaccato da uno della Retribution, così, insomma, l'etichetta della sua maglia. E di questo draft fammelo sapere, e mi fate sapere anche gli altri, mi fate sapere di che cosa ne pensate di questo draft e che voto date a questo draft. Stessa cosa volete anche, vabbè, l'avete capito. Bene ragazzi, il video finisce qui e ci vediamo al prossimo video che si intitolerà John Cena è un membro della Retribution, un video che uscirà oggi, se adesso ho un po' di impegni da fare, e ci vediamo ragazzi, ciao!